Alessandro è la cosa più bella della mia vita. Con tutta questa storia, io ho anche paura di perderlo. Non lo perderai, ti aiuto io. Organizzare il matrimonio? Grazie! In fondo cosa manca, scusa? La lista di nozze, le bomboniere, la scelta del catering, nulla. Oddio, che scema. Potete farlo insieme, no? Insieme? Cioè, io e lui? Allestire la chiesa per la cerimonia, scegliere i fiori, il fotografo, le partecipazioni, il ristorante, l'abito da sposa. Sono solo alcuni dei compiti di una organizzatrice di matrimoni, o meglio, di una wedding planner. Questa nuova figura professionale, nata negli Stati Uniti, sta prendendo piede anche in Italia, a dispetto dell'epoca delle convivenze e delle frequenti separazioni. Per imparare questa professione, infatti, che sembrerebbe una delle meglio retribuite, nascono corsi a più livelli anche sul web. Miss TV ha incontrato, per conoscere più da vicino questa professione, Paola Repetto Consoli, wedding planner di Cagliari. Si affidano a un professionista per avere dei consigli, per farsi guidare, e il professionista non deve rubare la scena agli sposi, ma deve interpretarne i gusti, le esigenze. È come un puzzle, no? È un qualcuno che ti aiuta a costruire elemento dopo elemento un giorno che sia veramente indimenticabile. Ci si affida a un professionista, come dicevo prima, per farsi guidare, ma poi le decisioni ultime su come vanno realizzate determinate cose sono sempre degli sposi. Cioè, il professionista non deve mai invadere il campo, deve stare come una mamma che prende due bambini e li guida verso una strada, un percorso per raggiungere un obiettivo. Però poi sono gli sposi a decidere, la parola ultima spetta a loro. Il vero wedding planner deve entrare in empatia con gli sposi. Ha assistito qualche volta a dei litigi delle coppie che non riescono a mettersi d'accordo su come organizzare il proprio matrimonio? Litigi è un parolone, no? Se già si litiga su come organizzare il matrimonio è meglio proprio che non vanno avanti, no? Litigi no. C'è una sempre maggiore partecipazione degli uomini. Ho incontrato sposi che hanno un gusto, sposi quindi parte maschile, un gusto incredibile, certe volte ma anche maggiore della sposa, però c'è sempre una buona armonia, prevalentemente sono le donne che danno l'input eccetera, però non è infrequente trovare sposi che partecipano attivamente. E per le coppie che intendono fare il grande passo, questo è proprio il momento adatto per organizzare le proprie nozze. Io ho già delle coppie che sono venute da me, che sposeranno a maggio, aprile, luglio, e vogliono fare le cose per tempo. Cioè c'è nel campo del matrimonio una maggiore consapevolezza, proprio perché c'è crisi, come diceva lei, e le risorse non sono illimitate, ma c'è un budget da rispettare. Le persone, ed è giusto così, giustissimo, vogliono riflettere come queste risorse vengono impiegate e vogliono ottimizzarne l'uso, cioè vogliono spendere ottenendo il massimo di quello che possono ottenere da una certa cifra. È chiaro che se la spesa viene nell'immediato, a ridosso del matrimonio, con la fretta, non è detto che poi alla fine il risultato sia gradito. Invece con riflessione, il professionista offre tutta una serie di panoramiche eccetera, allora c'è una maggiore consapevolezza, cioè gli sposi quel giorno devono sapere cosa troveranno. Trippa e fagioli all'uccelletto da Nerbone, ho già prenotato! È mio cognato!